Rade, rade. So, Rade, rade. Welcome everyone. Today we start a new program, let's say, which is the question and answer with Gurudev directly. And the Saints of Raj will continue. Dina Dayal will be reading and sharing on Saints of Raj. We will just assign the new date and day for that and timing. Inizia, poi dopo, piano piano, tutto viene, insomma. Inizia te. Va bene. Okay. La prima domanda è: come stai, Gurudeva? Tutto bene? First question, how are you? Va bene. Very good. Yeah. Very good. Wonderful. Jaiho. Rade, rade, rade to all. La mia prima domanda è: sarà possibile fare questo programma nel quale sarà Gurudev a rispondere, oppure lui farà rispondere altri? Questa è la mia prima domanda. First question is: it is possible to do this program that you will reply to our question, but only you? Yes. Or with... Questa è già la mia cosa. Un'altra domanda: quando Gurudeva stava di fronte a Radha Govinda Das Babaji Maharaj, lui aveva il desiderio di parlare o di ascoltare? Sì, infatti. So first question, Ramananda, sì, sì. As when you were with your staying with your Gurudev, actually you had the desire more like to ask question or to listen directly or to speak, or my what was your leave the body? Madhura Rasa 74 now. She translates in Italian, so you can talk. Oh, Madhura Rasa is translating in Italian room. You talk. You're listening. Please. Okay, Gurudev. Understand. Gurudev dice che vuole che traduco io in italiano. Va bene. Then I will understand you. Perché così capisce che, insomma, che la traduzione a che punto arriva, capito come ce l'ha per parlare. November. Okay. And then I come Vrindavan. In November he left the body. No, no, sorry. Father, November. 20 November. 20 November, no? So, quindi Gurudev dice che mio padre lasciò il corpo il 20 di novembre. E dopodiché, dopodiché venni a Vrindavan e portai il corpo di mio padre qui a Vrindavan e facemmo poi lo Shraddha, la cerimonia. And then I start living in Vrindavan. E dopodiché ho cominciato a vivere in modo permanente a Vrindavan. So that moment, quindi in quel momento, only my desire to connect. With my spiritual master. Quindi in quel momento il mio desiderio era soltanto quello di connettermi con il mio maestro spirituale. All life I was serving to my father. Per tutta la vita facevo servizio a mio padre. And following his instructions. E seguivo le sue istruzioni. And I need now spiritual guide in my life. E quindi era la mia guida. E dopo che lui ha lasciato il corpo, avevo bisogno quindi di un'altra guida, di una guida spirituale nella mia vita. And then, in 75, I got it. E quindi poi nel 75 l'ho ottenuta. One day I was sitting in the big Prasadam hall. That time is a sitting place. Un giorno ero seduto nella Prasadam hall. A quel tempo era soltanto un posto dove ci si sedeva, non si mangiava lì. Then, that time, Gurudev and two disciples of him, he come inside the room. Quindi in quel momento, quando ero seduto lì nella Prasadam hall,
Gurudeva, quindi Radha Govinda Das Babaji, insieme a due discepoli, entrò lì nella hall, nella prasciada hall. Because of the parents, I learned when you see sadhu give dandavat. So I give dandavat to him. E i miei genitori mi hanno insegnato che ogni volta che vedi un sadhu gli devi fare gli omaggi. Quindi appena lo vidi, gli feci dandavat. Then I make asana for him and sitting place nice and he come and the asana. E poi organizzai dei posti a sedere, degli asana, così che lui con i suoi discepoli potevano sedersi. In the mattress it was in the sitting place. Erano yeah. Specie di materassini. And he sit and the first thing say, when you are a child, 5 years old, I give you everything. Quindi lui si mise seduto e poi disse, quando tu avevi 5 anni, eri un bambino di 5 anni, io già ti avevo dato tutto. You are my disciple. Tu sei il mio discepolo. And Radharani say that I am searching from my heart to my spiritual master. E Radharani mi ha detto che tu dal profondo del tuo cuore stai ricercando il tuo maestro spirituale. So I come to revive you. Quindi sono venuto adesso mantra. Qui per ravvivare, rievocare i mantra che già ti ho dato. And then he asked, you want Vedic Vidhi or Ragam Vidhi? E poi lui mi ha chiesto, vuoi la Vaidhi Bhakti o la Raga Bhakti? So I say, I need Raga Bhakti. E io gli ho risposto, ho bisogno della Raga Bhakti. But my brother say, I need Vaidhi Bhakti. Mentre c'era anche mio fratello lì presente, che gli ha risposto, io ho bisogno della Vaidhi Bhakti. My brother, but he asked like this. Lui poi non diede neanche l'iniziazione a mio fratello, però comunque sia gli ha chiesto e me gli ha risposto in questo modo. So Mataji also come there and sit. Quindi Mataji anche poi è venuta, anche lei si era messa seduta. And whole family was there. Era presente tutta la famiglia. Then he said, I will see it and do that. E poi Gurudeva mi disse, controllerò quando è un giorno auspicioso, faremo questa iniziazione quel giorno. So I said, Gurudeva, when is nobody bhakti, then why you say fix the time? This is the best time you come. And I'm waiting for that. Però io dopo gli ho chiesto, Gurudev, ma se tu mi vuoi dare la Raga Nuga Bhakti, perché allora dobbiamo vedere queste cose delle regolamenti, il giorno auspicioso, l'orario, che appartengono comunque alla Vaidhi Bhakti? Adesso è il momento giusto. In questo istante. E lui mi disse, sì, ok, va bene. No? Adesso. And he say, arrange only rice and flour and fish. Something he say, I arrange that in place. And we went in one room, which is room number 18. E qui, lui quindi mi disse di organizzare un piatto con dei chicchi di riso, dei fiori, diverse cose. E andammo poi in una camera, che è la camera che c'è ancora adesso, la numero 18. When he answered to me, I see that he took me in hand and bring to the Radha Mohan place and he said, I give you a new servant. I'm looking, he took in hand to me. My body in his hand. 115 years old man, he took my body and slowly, his tears, come up and went to the
temple was closed, so he entered and put me there. Nel momento the door was closed and he entered and put there. Nel momento in cui lui stava recitando i mantra nel mio orecchio, io ho visto che lui mi prendeva e mi portava in mano dentro il tempio e mi consegnava a Radha Mohan, dicendo a Radha Mohan: vi ho portato una nuova servitrice. E nonostante era un momento in cui le porte del tempio erano chiuse, perché Radha Mohan riposavano, lui ho visto che entrare dentro il tempio e mi ha consegnato a loro. He mi ha dato così Diksha Mantra. And that moment, my life changed. E in quell'istante la mia vita è cambiata. Then I request Gurudev, I need your association. Dopodiché ho chiesto a Gurudev: Gurudev, ho bisogno della tua associazione. He didn't say nothing. E lui non mi ha risposto. And Mataji also took the chance. Dopodiché anche Mataji prese l'iniziazione, Diksha. And also, slowly, my brother also took. E poi lentamente, the same moment or after, someday? I don't remember. Ok, dopo un po', Gurudev non si ricorda di preciso quando, comunque anche il fratello poi dopo anche preso iniziazione. But I remember, you know, I agreed to come, but we start going to this place. Which place was that? Arabali. Acha, Gurudev. Gurudev all'inizio chiese a Govinda Das Babaji di venire qua al tempio subito, però lui non fu d'accordo e quindi erano che andavano ad Arabari, che è un posto nel Gopinath Bazar dove Radha Govinda Das Babaji aveva una piccola camera. When I said, 2 days after I'm going, I mean, and when we go, he came to eat, and we have to eat. Eravamo soliti andare ogni giorno da lui nella sua camera e ogni volta che andavamo lui ci dava qualcosa da mangiare e quindi eravamo obbligati a mangiare. And this person, eating and our life, his vibration is changing. E grazie a quel prasciada le vibrazioni all'interno di noi cambiavano, quindi la nostra vita cambiava attraverso questo prasciada. After 1 week I said, Gurudev, his room was, it's my size, half of the room here, it was the boxes, full of boxes, storage room. E la sua camera era simile in grandezza come questa che ho qui io adesso e metà della camera era piena di scatole. And then one bed, like this bed, his bed was there. E poi c'era un letto uguale a questo che ho io qui di fronte, che era il suo, c'era questo letto. And a very small place that 5-6 person can sedere. E quindi il posto vuoto rimasto per le persone da per sedersi era molto piccolo, ci potevano sedere soltanto 5-6 persone. And asana and jute asana, jute bag is the asana. E come asana, come posto per sedersi, di un cuscino diciamo, c'erano delle sacche di giuta, di juta. I asked Gurudev, is so much about your being here. What is this? He said, who comes? They keep it and never come. E poi un giorno gli ho chiesto, Gurudev, ma perché metà della stanza è piena di scatole? E lui rispose, ma sono delle persone che vengono, lasciano qui la scatola e poi non tornano più a riprendersela.
And this small place he's living and kitchen and everything is happening. E quindi lui aveva questa cameretta che aveva uno spazio di 10 metri quadri. One baranda was there, small, and some kitchen is outside and living as well. Tipo uno spazio di 10 metri quadri. Lui viveva così, c'aveva una veranda fuori dalla camera con una piccola cucina. So many dropped out, so many of his disciples didn't come back, they left all their stuff there, really. Understand? He was under 15 years. So many generations, he was living in a 10 years old he came. That's right. Huh? 10 years old he came and he started inspiring to others in 20, 30 years old. So how many generations is go and they leave the body? Wow. Huh? C'è un devoto sciame. How many life? 50, 60, 70 years old, 80 years old, maximum. And his age was 115 years old. So many generation is gone. C'è un devoto sciame che ha chiesto, ma aveva così tanti discepoli che gli lasciavano lì la scatola e poi non la riprendevano. E Gurudev ha detto che lui venne a Vrindavana quando aveva solo 10 anni e già quando aveva dai 20 anni era una guida spirituale. Quindi ha dato iniziazioni a generazioni di persone. E quindi sì, c'erano tanti che avevano lasciato queste cose, poi avevano lasciato il corpo, però ecco, erano tanti anni che era già un guru, perché allora aveva 115 anni. And so many are coming to Vrindavan and they may come back also, like coming for seva and they go out, become Babaji or something. C'erano tante persone che magari venivano a Vrindavan, stavano un periodo con lui, poi diventavano Babaji oppure andavano a casa e non tornavano più, e quindi Babaji c'erano accumulate queste scatole. Never keep his disciples close by like this. I Babaji non tengono mai i propri discepoli vicini a loro. Al discepolo gli dicono sempre, vai a fare bhajan. Yeah. Like I see this Madan Muan and Kesha Baba. Yes, no? Yes. Go. Yeah, doing bhajan and Dev Guru is happy. Anandas Baba, so many. Quindi Babaji coming Dandavat and go back. Sono soliti dare queste istruzioni, fare in questo modo, che al discepoli dicono devi andare a fare bhajane, così sono felici. Anche Anandas Babaji, molti stavano in Roma, e poi andavano nel loro bhajan kutir per fare bhajan. Lo vedete anche Vinod Baba. Non si even go there, they give an ashram dandavat, room dandavat and they go. Vanno dal guru, gli fanno dandavat alla camera del guru e poi se ne vanno, così non danno disturbo al guru che è impegnato nel bhajan, e anche loro vanno a fare la loro pratica. You see that? So, I see one day he has asanas. 4, 5 and 7 people come. Delle volte venivano 7 persone, ad esempio, però c'erano solo 5 asana. Well, it was missing asanas. So he gave his asana and he sit in floor. Quindi se vedeva che c'era qualcuno che non aveva l'asana, lui gli dava il suo stesso asana e si metteva seduto per terra, senza l'asana. So what is this teaching? That always respectful to the Vaishnavas. E questo è l'insegnamento, che bisogna dare sempre estremo rispetto ai Vaishnava. Slowly, slowly we become very close. E piano piano siamo diventati sempre più vicini, sempre più intimi. Mataji start telling, you come to Mugher Mandir, you come to Mugher Mandir. E quindi mano a mano che siamo diventati sempre più intimi, poi Mataji ha iniziato a dire a Gurudev, Gurudev, we have to come. Gurudev,
devi venire al tempio, al Mungindini. One day he said, yes, I'll come. Un giorno lui disse, sì, verrò. And he came. E venne per davvero. No, no, boxes and other things. He came, he's nothing. He came alone, he was living in that big hall. 43. E quindi un giorno venne da solo, senza niente, perché non possedeva niente, e venne a stare nella camera 43, che era numero 43. 19 or what? E lì davanti alla sua camera, dove adesso ci sono le camere che sono numero 18, 19, 20, era piena di devoti dei suoi discepoli. No, second it was door was closed, but it can open, but it's a way for all to come back. But it was open too because of Mataji want to come and cook for Guru Dev. But his cooking was and the kitchen was there. Separate kitchen in room number 920 is the kitchen room. E nella camera numero 20 lì davanti c'era la sua cucina. And Kesha Baba is living in 2-3 devotees are living in room number 19. E Kesha Baba insieme ad altri 2-3 devoti vivevano nella camera 19 che è proprio davanti a quella dove viveva Radha Govinda Das Babaji. 20 room Mohan Baba is living. Was not the kitchen inside? No, all are eating with one kitchen. E nella 20 c'era Mohan Baba. Mi tanto cucina, mi tanto Mohan Baba. And Radha Krishna Baba is living in the 21. E Radha Krishna Baba viveva nella. So this all 21. Room was full. Quindi tutte queste camere lì nel corridoio erano piene dei suoi discepoli. E l'ultima, l'ultima camera in fondo era Gurudev, la usava come bagno per andare al bagno. Kesha Baba made this forest. E Kesha Baba aveva fatto questo bagno. Yeah. So this was the Gurudev living, and we are all sleeping. Gurudev bed was there, and carpet was there. One carpet, like a temple, the carpet, and we are sleeping there, and taking bath 3:30, and start singing kirtan, Mahamantra 3:30. Nella camera di Gurudev. Di Radha Govinda Das Babaji c'era il suo letto e per terra poi un tappeto e noi tutti dormivamo insieme, alzavamo alle 3:30 di mattina, facevamo la doccia, il bagno, e ritornavamo in camera e iniziavamo a fare kirtan. 3:30 start kirtan up to 5:30. E quindi alle 3:30 iniziavamo a fare il kirtan che andava avanti fino alle 5:30, quindi un paio d'ore. This was the routine. E questa era la routine. And then his bhajan was completed. He wake up at 1:30. Gurudev Radha Govinda Das Babaji, lui si alzava alle 1:30 di mattina. One he is ready for bathroom and bath and everything and sit in the bhajan. Quindi alle 1:30 si alzava, si preparava, faceva le abluzioni e poi si metteva seduto per fare cominciare a fare bhajan. And up to 1:30 to 6 is sitting. 6:30. E quindi da quel momento in cui si metteva seduto per fare bhajan fino alle 6:30 non si spostava, rimaneva fisso in quella posizione per cantare e fare bhajan. 7:30
1 hour he's listening Chaitanya. Poi alle 7:30 ascoltava la Chaitanya Charitamrita o il Chaitanya Bhagavat. And we are all listening. E tutti noi anche eravamo lì con lui ad ascoltare. After that, dopodiché, 8:30, Gurudev Prasad taking 8:39. Dopodiché alle 8:30, 9, prendeva il suo prasciada. Offer, and they bring, we sit in one line in carpet, Gurudev also come and sit. And we sit together sitting and eating. Quindi cucinavano, facevano l'offerta e poi venivano in camera, tutti noi ci mettevamo in fila, e anche Gurudev stesso si sedeva per terra e si metteva in fila anche lui, e mangiavamo prasciada tutti insieme. One liquid rice, better liquid, and one sati. E come prasciada c'era del riso, un pochino liquido, con un pochino d'acqua, e un vegetale. With potato and green vegetable. Solitamente con, fatto con patate e delle foglie verdi, no dal. Senza dal. Only rice and liquid sun. Soltanto un riso e un vegetale. So tasteful, I cannot explain that. Ed era così gustoso che non vi posso spiegare quanto era gustoso. Then he rest after 1-2 hours. Dopodiché, verso le 10, riposava per un paio d'ore. And again he study, chanting. Poi si alzava ed era ancora pronto per cantare. Poi verso le 3:30 di pomeriggio ascoltava, dalle 3:30 alle 4:30 ascoltava lo Srimad Bhagavatam. E poi c'era il Kirtan. Mataji press and make paneer and give some time to eat because only he ate one time. In evening time? Eh? No, evening not. Sì, paneer not evening time? No, anytime. To bring 3-4 times. Mataji faceva del paneer e lo pressava sempre a Radha Govindas Babaji di mangiarlo, di prenderlo, perché mangiava molto poco e lei voleva che mangiasse di più, quindi faceva del paneer e provava ad offrirglielo, a darglielo. That time no gas heater was there. All was the wood burning. In quel periodo non c'era la bombola del gas, quindi cucinavamo tutto quanto con la legna, col fuoco. No. AC was there. Non c'era aria condizionata. And fan also, only 4-5-6 hours electricity. L'elettricità era presente per 4-5 ore al giorno soltanto. E questo era, è stato così anni 70, 80 fino agli anni 90. Living with him, so much mercy come up. And then after 1 month, he gave me Manjari Sarup. One day come and say, come bring the paper. I don't know what you want to give me. He said, write down this and try to do this bhajan with Ashtrayam meditation. Quindi il periodo in cui ho vissuto con Gurudeva è stato il periodo in cui ho ricevuto più misericordia. Un mese, one month after the diction, this happened. Un mese dopo, sì, in Italia. I'm giving you because Radharani said to me, go and give to me, so I'm giving you. Un mese dopo che
mi diede il Diksha Mantra, mi disse di andare da lui con carta e penna e mi diede la mia forma spirituale. Io non capivo niente all'epoca, non sapevo di cosa si trattava, però mi disse di meditare su questa forma in connessione a i Lila, che ci sono Astaka e Lila Smarana tutti i giorni, e quindi ecco, di fare questa meditazione. E questa è la kripa, misericordia di Gurudeva nella mia vita. In differenti momenti mi ha dato differenti. You see, 115 years old man, what he can digest, 8 years I cannot digest. 115 years age. Lui aveva 115 anni e quindi aveva problemi a digerire nella digestione. Anche io ho problemi già a 80 anni, quindi immaginatevi lui che ne aveva 115. So we devotee make some rice dal, rice sabji like this in evening eating, but we never eat any. Quindi lui mangiava soltanto la mattina, come ho detto prima, però la sera noi cucinavamo per mangiare. Mangiava niente, mangiava soltanto la mattina. That way I receive the mercy on and on and on mercy. Quindi in questo modo io ho ricevuto la misericordia e la ricevo ancora, va sempre avanti. One day he bring to Radha Govinda temple. Un giorno mi portò al tempio di Radha Govinda. Darshan. Andammo a prendere il darshan. E mi disse: loro sono la mia istadeva. A te ti piace, no? E io gli risposi: I see here also my Radha Mohan. E gli risposi: Gurudev, io anche qui in realtà vedo soltanto i miei Radha Mohan. He's so much happy. He embraced me. Lui fu così felice da questa risposta che io gli diedi e mi abbracciò nel tempio, all'interno del tempio. When he embraced, I was fainting. E nel momento in cui power he is giving me, I start fainting. Mentre mi stava abbracciando, mi stava dando così tanta potenza che sono svenuto, che mi sentivo da svenire. And he put open his chadar and put on. E lui prese il suo chadar, lo aprì e yes, this way Eastern started to fix. In Hindi he said to me, Bangla, you are blessed now, you got it. E lui mi disse: tu hai ottenuto l'istanista, la completa fede nell'istadeva. Istanista is the most important thing. He said this time. E in quel momento lui mi disse che l'istanista è la cosa più importante. Because goal has to fix. Perché l'obiettivo deve essere fisso. If the goal is not fixed, our navigator will bring you there. Se tu non hai fisso il tuo obiettivo, il navigatore come ti può portare? Come ti ci può portare? Then this is the first kripa of Gurudev that you fix the goal. La prima misericordia che riceviamo dal Guru è quella che possiamo fissare, centrare il nostro obiettivo, capire qual è il nostro obiettivo. That is the goal to fix in yesterday.
E questo obiettivo deve essere la lista di Eva, ovvero dobbiamo pensare al nostro obiettivo. Yeah. Right? Yes. This will happen. More want to... Questo è quello che è successo. Volete ascoltare di più? Yes. One day, un giorno, by the work of the temple or something, I have to go to Delhi. C'era qualche commissione che dovevo svolgere per il tempio e quindi sono dovuto andare a Delhi. And normally I come very late. E quando andavo a Delhi tornavo sempre molto tardi. I noted bath and this at to go to the kirtan. I went to the Gurudeva at 7:38. E quindi anche quel giorno ritornai molto tardi, quindi non sono potuto andare al kirtan alle 3:30. E quindi andai verso le 7:30-8. I not go to brush, no go to toilet, nothing I do. E non avevo avuto neanche il tempo di lavarmi i denti, di andare al bagno, fare le abluzioni, niente. I just went to Dandavat because I wake up. I want to go to Dandavat. Avevo soltanto avuto un pochino di tempo per riposare e appena mi svegliai andai diretto da Gurudev per fargli Dandavat. I Dandavat. E quando gli feci Dandavat? Then he said, come and take prasad. Lui mi disse di sedermi lì con lui per prendere prasciada. What to do, quindi cosa dovevo fare? Non mi ero pulito, lavato dal giorno prima che ero a Delhi, non mi ero manco lavato i denti, non avevo fatto niente. Non avevo cantato i mantra, Gayatri, niente. Quindi che dovevo fare? Dovevo rifiutare l'invito perché comunque sia ero tutto contaminato, oppure dovevo accettare. Io accettai e quindi gli dissi: sì, Gurudev, mi siedo qui adesso insieme a te per prendere prasciada. He became so happy. He never gave his prasad to me. That day he became so happy. And he is eating the rice and something. E lui non mi aveva mai lasciato del prasciada, del suo maprasciada, però quel giorno fu così felice dal fatto che io mi misi lì insieme a lui a prenderlo. I cannot say that today is regardless. His prasad is salt. I accept it and I eat that prasad. Gurudev so happy that he gave me one bite of prasad from his hands. Lui fu così felice che mi diede un pochino di prasciada dalla sua mano e quel giorno era Ekadasi, ma lui non poteva farlo e stava prendendo un pochino di riso liquido. I took the prasad and each time I forget my body became. E lui fu così felice che ero insieme a lui senza star vedere chissà che regole. E lui, dalla sua felicità, mi volle dare del maprasciada dalle sue mani. Io l'accettai e in quel momento in cui presi, mangiai quel maprasciada, andai in completa trance. One Balramji was living. He also came. Speso di Italian? Or? No. Anche? Very Italian, sure. Italian? Non disturb. You disturb me. Balaramji also was there. Balaramji. He said, come take prasad. He said, Gurudev, today is Ekadasi.
He said, yes, yes, you are right. Okay. E c'era anche Balaramji, che non è Balaram Baba quello di adesso, un altro sadhu che stava qui. Entrò anche lui e Gurudev appena lo vide gli disse: Balaramji, vieni qua, prendi un po' del mio prasciata. E lui gli rispose: no, no, oggi è Ekadasi, non posso prendere quello che stai prendendo tu. E Radha Govinda Baba gli disse: ah, va bene, tranquillo. My state become so high, so. Mentre io che lo accettai, la mia coscienza si innalzò così tanto che l'unica cosa che vedevo erano Radha Mohan. Changing clothes, sleeping near to any woman, I have no other feeling. Non avevo nessun tipo di concezione, coscienza del corpo materiale, dei sensi, se mi ero lavato le mani o no, dopo essere andato al bagno, se avevo qualche donna vicina, dove dormivo, dove non dormivo, non avevo nessuna relazione col corpo esterno, vedevo soltanto i lila di Radha Krishna e questo è durato per 6 mesi. So Mataji was worried that I go to toilet, I wash and Mataji vedeva il mio stato. Mataji vedeva il mio stato e quindi mi veniva sempre dietro per assicurarmi che non facevo la pipì fuori posto al bagno, che mi lavavo le mani. When I eat, one day he checked me salt, no give nothing, and I eat everything. I was so choosy and I eat everything without salt. You don't eat the salt, I miss. Mi davano da mangiare il prasciata, se era sale, senza sale, non capivo niente. Non me ne accorgevo, non c'avevo concezione priori. Six months I no try to bring out to me, they cannot bring out. Ho ricevuto questa misericordia. Per 6 mesi hanno provato a farmi rientrare nei sensi, ma non ci sono mai riusciti, ma è durata 6 mesi. And then that was a moment to realize myself. E quello è stato il momento in cui ho realizzato la mia svarupa. And living in that. Di come vivere nella mia svarupa. Tante misericordie ho ricevuto. E adesso ve ne ho condivise 2. Sridhar, sì. Guarda che qui c'ho dell'eco. Anch'io c'ho l'eco. Dici tu quando Gurudeva è stanco e vuole interrompere, perché tu da lì lo capisci meglio. Penso che he's asking you, you're tired. Why? gli faccio un'altra domanda, se si può. Dice che adesso ho detto sei stanco, sto ricordando il mio Gurudeva e sono stanco. Other questions? So yes, other question. You have so much you are giving mercy that I can remember my sweet memory with my Gurudev. Tu mi stai dando così tanta misericordia che mi permetti di avere i ricordi con il mio Gurudeva. Io volevo chiedergli. Quando lui, Keshav Baba e gli altri Baba stavano
insieme a Radha Govinda Das Babaji Maharaj, loro avevano il desiderio di parlare o di ascoltare? Questa domanda qui gli vorrei fare. He's asking, at the time you were living with your Gurudev, you and Keshav Baba and Balaramji and other Babas, whoever was there, you had more the desire to listen or silent or to talk, to speak? Always we are always, when we are at free time, no gram katha we talk. Only Harikatha, whole night before Gurudev was not there, whole night we are talking. Before he was not there. He was there. In between, we whole night only talking Harikatha. Never what is happening there. Oh, we have no money. Dice che quando Gurudev non era qua, era in Harabari, viveva nella sua camera, stavamo già vivendo qua insieme noi, i confratelli, parlavamo soltanto di Harikatha tutta la notte, non parlavamo mai di nient'altro, di cosa succedeva a destra, a sinistra. And he all associates Rasi because he like that. I like this Rasi association. He invite, and when I sit, I sometimes 4-5 whole night. Then I worried that Mataji will angry to me. Where I was in whole night here. C'erano molti Rasika Vaishnava che venivano sempre qua, perché c'era Balaramji che sapeva che a me piaceva associarmi con Rasika Vaishnava, allora organizzava sempre questi Vaishnava di venire qua al tempio e parlare, fare Harikatha tutta la notte fino alle 5 di mattina. Dopo io vedevo l'orologio e dovevo anche fare i conti con Mataji, che poi si arrabbiava che stavo tutta la notte sveglio. I go and say, Father, bed. There was two beds for me and Mataji. I sit there and children are with Mataji. Quindi quando si faceva l'ora che lei magari si svegliava, tornavo, mi mettevo sul mio letto, Mataji era lì con gli altri bambini, tornavo, insomma, altrimenti si arrabbiava che non avevo dormito tutta la notte. So this before Babaji, Baba no, not come. When Radha Govindas Babaji, then when he come? I sleeping. No, Ramananda is asking me if... All the carpet with one. One is Rikshawala, one is Kai, one is Mohan Baba, one is Kesar Baba, like this, yes. Quindi noi dormivamo insieme la sera. Anche poi quando è venuto qui Gurudeva, stavamo nella stessa stanza e c'erano anche dei guidatori di rickshaw, altri Baba, Sadhu, anche io dormivo lì per terra tutti insieme. Sridhar, scusa, ma tu hai capito la mia domanda? Cioè io volevo sapere quando erano di fronte... Sì, capito, gliel'ho fatta 3 volte ma non risponde diretto, che te devo fare? ci ho provato. So this was before, ci riprovo, this was when he was living in Harabari, Param Gurudev. When he came here, then this also when you were with him or mainly you were just staying with him and... No, like a shadow. Gurudev, ah. The question is... Sì, ha detto adesso. Ha detto adesso, no? Ha detto che, stavano solo con lui come un'ombra, non facevano sta cosa della vita. Guarda, like a shadow. No? Sì, ma... I don't want to leave. Because so much energy was there. Dice che adesso gli ho detto, e quando c'era lui e Gurudev ha fatto no, e eravamo come ombre, vivevamo come ombre, perché c'era così tanta energia che si sprigionava dal suo corpo che eravamo soltanto insieme a lui vicino come ombre. You don't need to talk. Non aveva neanche bisogno di parlare.
non aveva neanche bisogno di parlare, la sua vibrazione era così potente che ci dava tutto quello di cui avevamo bisogno. Le realizzazioni dirette avvenivano soltanto stando in sua presenza. My habit was in Munger to be a monas. Io quando stavo a Munger facevo il mauna, non parlavo. One time I became mauna. E quindi una volta diventai mauna, smisi di parlare. Voto del silenzio. Gurudev called me. E Gurudev mi ha chiamato. You are mauna. E mi chiese, e mi chiese, tu sei mauna, stai facendo il voto del silenzio? Io gli ho detto, senza rispondere. Da quanti giorni? Mi chiese. E io gli ho fatto con le mani il gesto da 10 giorni. Ah no, gli ha fatto per 3 volte, con 2 mani, mostrando 10 dita, quindi gli ha fatto capire che era in mano già da 30 giorni. And he said to me, in the front of Guru, Mona is a father. E poi lui mi disse, di fronte al Guru, essere il Mauna, in Mauna è un'offesa, una parata. I break immediately. E quindi io rompo il silenzio in quel preciso istante. So it's like apparat, if Guru asking you something and you say no, no, I'm doing my own. Yeah. No good way of mind. No take apparat. My practice was in Munger to be sometimes mauna. Io ero solito praticare quando era Munger e fare mauna in dei periodi di tempo, quindi fare il voto del silenzio. Allora, I do this like previous samskara. Può darsi che del samskara delle vite precedenti che avevo anche questo tipo di pratica e quindi l'ho mantenuta anche in questo corpo, in questa vita. You want to show? E solitamente quando impariamo qualcosa poi vogliamo mostrarlo. Vogliamo farlo vedere. Però quando gli feci vedere a lui ciò che sapevo fare del silenzio, lui in realtà mi disse che era una parata, no, davanti al Guru essere in mauna. So when Param Gurudev staying out all night yourself harikatha, when he come then just be with him, yeah. Seva kirtan like that, no time out of that, full time of job. Non c'era altro da fare a parte stare insieme a lui, fare servizio kirtan, eravamo completamente sempre occupati a fare ciò. Thank you, Gurudev. Thank you. Thank you so much. Thank you. Era Manand Roy? Jai Baba, Jai Dayanidhi, mio maggi. Posso fare io una domanda, Gurudev? E sei italiano, no? Okay, I would like to ask you. Lovely. I would like... Radhe. I would like to ask you... I would like to ask you, Gurudev. What voice is going on? Mi senti? Mi sentite? Do you hear me? Sì, sì, ti sentiamo. Ok. So you said that Param Gurudev was reading the Chaitanya. We don't read. Listening. Okay. Listening Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavata, and afternoon Srimad Bhagavatam.
So my question is, he and all others, they arrived in the right conclusion only by reading these books, and we need Vilap Kusumanjo. He reading in Chaitanya Charitamrita and Bhagavatam. You understand? Take one day Bhagavat and sit with me. I will explain. What you understand is not a vision to see. I will show you what you understand. All in the Radha. All is Radharani. And one is all is one pointed. Okay, yes. And how you desire, you get it. This is Bhagavata. What you practice, your sarup, you get that. Allora, Radhayanidhi Prabhu ha chiesto come mai ascoltava lo Srimad Bhagavatam e Gurudev gli ha detto se lo leggi tu, lo leggi e lo vedi in un modo. Ti devi sedere con me e leggendoli insieme ti farò vedere io come percepirlo, come capirlo. In realtà tutto è sempre diretto unicamente a Radharani. Uno lo deve fare con quel tipo di bhav. Allora, anche ascoltando qualsiasi scrittura, uno ci vede Radharani. Why go there? My God brother is also helping me. He always likes, he sent me to Prabhupada. I was not interested to go to Prabhupada. He said he is the expansion of Nityananda. Un giorno Gurudeva mi mandò ad incontrare Prabhupada, io non avevo intenzione, non era nei miei progetti andarci, non ci pensavo, però lui mi ha detto no, ci devi andare perché è un'espansione di Balaram, Nityananda. Why I go? Because his order. Ci andai perché? Perché era un suo ordine. So why he sent me? Quindi perché mi ha mandato? Because he knows very well. Perché lui when he's living in Radha-Damodar. Lo conosceva molto bene quando viveva al tempio di Radha-Damodar. Lui mi disse un grande Radha Bhakta e grande Bhajanandi. He's always like this. Possiede tutte le realizzazioni. Nityananda give all power, it's expansion of Nitya, he will do worldwide things, he allows me. Lui è un'espansione di Nityananda, è potenziato da Nityananda e quindi predicherà la sua missione in tutto il mondo. He's empowered by Nitya. È potenziato da Nitya. Io ero Grihastha nel periodo in cui Radha Govinda Swaji viveva qua e tutti intorno a me, i miei confratelli erano Babaji. And they all said to me, Guru Bhai. E tutti quanti mi chiamavano Guru Bhai. Gurudev said, so they said, they were before than me. In 70 they are long time before than me. Loro erano. Gurudev diceva a loro che lui, riferendosi a Gurudeva Sadhumaraj, diceva agli altri: lui è il vostro fratello maggiore, è il vostro fratello spirituale maggiore. Come mai? Anche se loro in realtà erano discepoli
più anziani di me ed erano Babaji, perché negli anni 70 io ho preso il Diksha Mantra, però loro già erano stati iniziati prima, proprio perché Radha Govinda Das Babaji ci diceva in questo modo. Just if the microphone can be put closer to Gurudev, somebody is requesting in chat, please. Yeah. It's true. Yeah. Even Kesab Baba only come late. Keshab Baba solo era venuto più tardi. When he was 14, 15, he the smallest person was Keshab. Era venuto più tardi, però comunque nella sua età era sempre molto giovane, aveva 14, 15 anni. Foreigners also, il devotee was there. E c'erano anche degli occidentali. They not talking about. Che erano suoi discepoli e non si parlavano con Gurudeva perché sapevano la lingua. But he is coming from Austria and only coming December, before, one week before December, last of the year. Krishna Das. Krishna. E c'era uno dall'Austria, che il suo nome è Krishna Das, che veniva sempre una settimana prima della fine dell'anno. And he stayed one week after New Year. E rimaneva fino a una settimana nell'anno nuovo, quindi stava due settimane. I think we don't talk anything. Why you come? Allora io stesso chiesi a Krishna Das, a questo devoto austriaco, ma perché vieni qua a stare vicino a Gurudeva che neanche ci parli? Che viene a fare? Say, my brother. Lui mi disse, mio fratello. How you know that he is not talking to me? Mio fratello, ma tu che ne sai che io non ci parlo? I never dream of your talking. E gli risposi, perché vedo che non vi parlate mai, allora... My all question, I make the list, and I think, and it's solved. Io in realtà tutte le domande che ho, le scrivo, faccio una lista, e poi interiormente gliele chiedo, e lui mi risponde. And I cut all answers, but my question was there. E ogni risposta che ricevo la segno, la domanda la segno nella lista. In one, two days, my question is instructed. E in uno o due giorni massimo tutte le domande che ho vengono risposte. And other time I receive the answer. E delle volte mi risponde le domande, in altri momenti mi dà molta misericordia. When he see in the red color course to me, in Europe, in Vienna, and he living in Vienna, he don't want to see me. Quando questo devoto austriaco Krishna Das, che è di Vienna, mi incontrò poi tanti anni dopo in Europa, che io ero vestito da sannyasi color zafferano, non mi voleva neanche vedere. He said, I don't like to meet you. Lui disse, non I send message to come, I want to see you, I go to your, please don't come to my home, and I don't want to see you. Io gli mandai un messaggio, gli dissi, guarda, sono a Vienna, incontriamoci, però lui mi disse, non venire a casa mia e neanche io vengo dove sei tu, non ti voglio incontrare. Because he thinks that I leave my guru there and I change something else. Perché lui pensava che io, prendendo il color zafferano, diventando un sannyasi, avevo lasciato il mio Gurudeva e seguivo qualcun altro. When he will notice that Gurudeva instruction, I am doing this job. Then he comes to see me after next year. Visiting, next 2 years after. E quindi in quel viaggio non mi ha incontrato. Quando poi lui venne a sapere
che in realtà io mi ero vestito in quel modo e stavo facendo la predica perché era un'istruzione di Gurudeva stesso, quindi tutto quello che stavo facendo era una sua istruzione. Allora, due anni dopo, quando ritornai lì a Vienna, mi incontrò. Then he said, "No, my doubts are clear, so I accept you." E mi disse, adesso i miei dubbi si sono chiariti, quindi ti accetto. This is Guru Nista. E questa è la Guru Nista. A brother has so much love. You can see the brother love. Potete vedere anche quanto può essere grande l'amore, sentimento di fratello spirituale. Kesha Baba is not my disciple, he is my brother. Kesha Baba non è un mio discepolo, è mio fratello. But how he respects me still, you know. Many lui stesso ha tantissimi discepoli a Vrindavana, Varshana. He's more Vajnana than me. E lui fa bhajan molto più di me, però vedete quanto mi rispetta, perché siamo fratelli. Ogni volta more realized than me. È più realizzato di me, però nonostante ciò mi rispetta tantissimo. Because he also feels the same. If you understand. Yeah. Thank you, my Ramananda. You give me. Good. Thank you to you, Gurudev. Thank you. Grazie, Ramananda. Grazie a te, mi hai fatto avere bei ricordi. Va bene? Sì, io per il momento ce n'ho tante, però per il momento ho concluso, lascerei volentieri lo spazio a qualche altro devoto che vuole fare chiedere qualche chiarimento, quello che è. Ramananda has many other questions, but he will keep for next time. Any other devotee who like to ask, he can ask. Vorrei fare una domanda io. Bhakti Prem has a question. Allora, volevo chiedere. Allora, l'altro giorno, insomma, Gurudeva parlava, quando si è fatto la barba così e i capelli, e diceva che per entrare, per capire la propria svaruppa, no? La propria forma spirituale, bisogna capire Radha Moha, la Istadea. Ecco, io volevo capire questo passaggio, questo punto, come meditare, come capire, ecco. Questa è la mia domanda. Bhakti Prem is asking that the other day Gurudev was saying that to understand our Siddha Deha, first we have to understand the meaning of Istadev, which is the connection between. So she's trying to meditate on these words, on this teaching. If you could elaborate. No, meditate in the world. Do it. Dice non devi meditare su queste parole, pensare che cosa significa, le dobbiamo fare, altrimenti dobbiamo fare questa pratica, altrimenti è solo filosofia. What is your deity? Meditate on you. Medita sulle tue divinità, sulla tua Istadeva. That is meditation, Istadeva. Questa è la meditazione sull'Istadeva. It's not a sub-philosophy. Is a practice. Non è una filosofia, ma una cosa pratica. Then you need your spiritual body. E allora avrai bisogno del tuo corpo spirituale. Then to see divine vision.
If not, then you will see only stone, wooden altar. Perché solo in quel modo che uno può ricevere la visione divina e quindi vedere ciò che è divino, quindi l'ista deva nella loro forma divina, altrimenti se lo guardiamo con questo corpo, la visione materiale, vedremo soltanto la pietra, legno, ottone, la forma materiale dell'ista della divinità. So, for that, to increase my divine body, we need Sarup. To relate and connect and talk with him. Only looking is not a business. Quindi per incrementare la nostra visione divina abbiamo bisogno della nostra forma spirituale per poter relazionare, per poter parlare, per poter condividere tutti questi sentimenti. Soltanto guardarli attraverso questi occhi materiali non funziona. I know you. Io ti conosco. And I love you. E quindi ti amo. Two subjects. Sono due argomenti differenti. Ti amo e ti conosco. But I know, only want to know you. Però io, se dico ti voglio soltanto conoscere, oppure se so in questa, se sono in questa coscienza di sapere soltanto di conoscerti. I'm not only satisfied with knowing you. I am satisfied when I have a relation and love with you. Allora non sarò molto soddisfatto, perché io non sono soddisfatto soltanto nel conoscerti, nel capire magari cosa devo fare, diciamo, no? Ma soltanto quando c'è la meditazione vera, soltanto quando sono relazionato, soltanto quando c'è amore. You're not my subject. You don't need navigation for that. E quindi è un argomento nuovo oppure no? Uno ha bisogno di la navigazione per poter dirigersi verso ciò? Navigation is important every moment of our life. La navigazione, la guida è importante in ogni momento della nostra vita. Reaching goal is a one-time thing, and this goal more increasing. Is not ending goal that I reach Vrindavan, my goal is finished. Non è che uno arriva a Vrindavana e il suo obiettivo è finito. In realtà è sempre un movimento, anzi, delle volte è proprio iniziato. Uno ha sempre bisogno di progredire, avanzare sotto la guida. I become mother, my goal is finished. Non è che uno diventa una madre, ad esempio, una persona diventa madre e il suo obiettivo è finito, il suo lavoro è finito, quello che deve fare è finito. Oppure non è che un devoto diventa una Radhadasi e ciò che deve fare è finito. No, non è così. In realtà è soltanto cominciato. I reach some place to start more. Ho raggiunto un certo tipo, un luogo, una coscienza, una realizzazione per in realtà cominciare. Non è che ho raggiunto e ho finito. I never been there, I know the way, I don't know how to do it, but it's new for me. È una cosa nuova, non sono mai stato lì, non conosco qual è il modo, la modalità, la via, un argomento nuovo. I know from my body to do. Io so come farlo dal mio corpo fisico. I know to do with my senses. So come muovermi col mio corpo fisico, come relazionarmi con i miei sensi. I know from my ego to do. So come farlo dal mio falso ego. But I don't know how to move in my self-consciousness. Però non so come muovermi con la mia con la coscienza della mia svarupa, del mio corpo spirituale. I don't need a spiritual navigation. E se quindi non so come muovermi nel mio corpo spirituale, non avrò bisogno di una guida spirituale? And that is by kripa happening in our life. E questa guida la riceviamo, avviene attraverso la misericordia nella nostra vita.
which is crazy. Sorry, no. No, believe this thing. Sono un po' fuori, scusate se dico qualcosa. They love me non so prendere much. In considerazione. They will scratch me everything. Mi amate così tanto che mi prendete tutto, mi grattate e mi esce fuori tutto. They don't give me to sleep in night time, remember? And in the morning I wake up before that, they are sitting. Up to two, I cannot sleep there. Dice in Italia non mi fanno, quando andavo a fare il tour non mi facevano neanche dormire, dovevo dormire proprio di forza che ero stanchissimo e c'erano diverse persone ancora in piedi e mi addormentavo così, mi alzavo la mattina alle 2 alle 3, le stesse persone ancora stavano lì in piedi. But I'm hiding all the scratch from me. E quindi tutto ciò che io cerco di nascondere, in realtà loro me lo stuzzicano, me lo grattano e me lo tirano fuori. They have so much love. Perché hanno tanto amore. Okay, finito. Grazie. Grazie, thank you. Thank you, Gurudev. Thank you. Adorate, Gurudev, thank you. Adorate. Rade, rade. Rade, rade. Grazie. Grazie, take care. Avevamo bisogno di vederti e ascoltarti. Ah, tutti quanti. Avrei open the visualization. On the right, so, in alto a destra, o a sinistra. Vai. Vai. Nanda Maharaj, Radhe Radhe, Dandavat Maharaj. Hey Gurudev, Jai Gurudev. Yeah. Oh. Radhe Radhe. Gurudev. Jai Radhe, Jai Radhe. Radhe Radhe Gurudev, Dandavat Pranams. Grazie. 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 I also love you. Yeah. Yeah. Mama, see you. My own shanti ki jai. Rade. Prem darshan. Sullo schermo. Yeah. All. Dandavat to all Vaishnava.